Un tampone sottilissimo, vedete la differenza. Allora, questo è un tampone flessibile, sottilissimo, che è ben diverso da quello che abbiamo usato finora, che è rigido e molto più grande come dimensioni. Un tampone meno invasivo, più piccolo, ma con le stesse certezze di efficacia e risultato, pensato per i bambini e ragazzi con bisogni speciali. La pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo ha infatti messo a punto un programma ed un vero e proprio percorso a loro dedicato. Un'idea nata dal confronto con l'associazione Arezzo Autismo, che ha rappresentato i bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie. I nostri ragazzi si trovavano in uno stato di agitazione. Questo stato era poi di ostacolo, talvolta assoluto, all'effettuazione del prelievo. Ora con il reparto di pediatria si è introdotta una modalità di accesso separata per i ragazzi. È in realtà un concetto generalizzabile, perché i bambini sono già come categoria contrassegnati da una certa fragilità. Quindi è una soluzione a un problema generale, che risolve anche il problema particolare di un'ulteriore fragilità all'interno di questo contesto, che è quella dei nostri ragazzi, degli autistici e più in generale dei disabili intellettivi. Il reparto di pediatria ha così costruito un progetto per tutti i ragazzi in età pediatrica, con particolare attenzione ai più fragili e speciali. La famiglia, dopo aver fatto la richiesta al medico di base o al pediatra di libera scelta, ha un numero di telefono, che è quello del Day Hospital pediatrico, dove rivolgersi con la richiesta dematerializzata. Prendono un appuntamento, il Day Hospital ci dà il piano di lavoro e noi accogliamo nella zona prevista questi bambini per effettuare o solo il tracciamento, se necessitano solo del tracciamento per la diagnosi di SARS-CoV-2, o se necessitano anche di visita pediatrica, offriamo anche questo servizio. È stato così definito anche un nuovo tampone. Gli operatori, che sono chiaramente osservano tutte le regole di protezione, quindi hanno i presidi previsti dalla normativa, eseguono soltanto il tampone nasale. Ci sono studi scientifici che ci supportano in questo, senza fare il tampone faringeo e quindi senza cacciare in gola il tampone. La seconda facilitazione è che usiamo un tampone molto più sottile e molto più flessibile, che è stato validato in tutte le piattaforme del nostro laboratorio per fare il molecolare con questa metodica. Una metodologia valida non solo per i bambini con bisogni speciali, ma per tutti da 0 a 14 anni. Da un bisogno, diciamo, soddisfatto per una categoria fragile, ne è arrivato un vantaggio per tutta la categoria dei bambini.